Ciao, sono Marco, e sono sposato con mia moglie che si chiama Amy e ho un bambino di 6 anni che si chiama Tony, come Tony Stark. Però l'ho chiamato Tony, l'abbiamo chiamato perché praticamente il papà di mia moglie si chiama Tony. È una coincidenza, sì, è andata bene insomma, no? E infatti lui è molto appassionato di Iron Man, gli piacciono, adesso abbiamo tutte le armature piccole anche in casa, lui fa la collezione e quindi mi è venuta anche a me questa passione di costruire armature e niente, vado avanti a costruire armature. E diciamo che la prima armatura è venuta un po' bruttina, no? E allora piano piano facendo delle prove, andando avanti, sono riuscito a tirare fuori qualcosa di decente. Allora faccio tutto io, faccio sia la parte dell'armatura, poi c'è l'elettronica, la parte degli occhi, le luci, la motorizzazione e tutto quanto. Rispetto anche a tanti altri che fanno questo lavoro, no? Preferisco per adesso dire a livello amatoriale, poi saranno gli altri a giudicare se a livello professionale, se non vorrei scavalcare qualcuno, insomma, va, diciamola così. Credo che andrò avanti a fare solo, diciamo, le armature di Iron Man perché mi piacciono. Diciamo, gli altri cosplay, sì, sono belli anche gli altre armature, che ne so, i Cavalieri dello Zodiaco, però a me proprio piace molto la cosa dell'armatura tecnologica, no? Con le cose che si muovono, le ali che si muovono, le luci e tutto quanto. Questo è il mio laboratorio, che sarebbe nel retrobottega della copisteria. E qui praticamente progetto le armature, le comincio a stampare, comincio a incollare i pezzi. Allora, per iniziare un'armatura il primo passo è scalare praticamente i pezzi al computer. Vuol dire che io devo, in base alle misure del mio corpo, devo misurare il file che ho sul computer, che si chiamano Pepacura, e poi stamparli su carta. Stampati su carta si vanno a tagliare i pezzi e a passare praticamente su questo materiale. Si ritagliano praticamente questi pezzi e si vanno a incollare tra di loro per poi creare il pezzo, il busto, il braccio, quello che è. Si chiama Eva Foam, è un materiale che usano per le piscine ed è molto resistente, viene praticamente lavorato con questa pistola qua, che è una pistola a caldo, che usano i carrozzieri per scaldare. Si scalda. Adesso il materiale è già più morbido, ecco, già ho preso la piega. Una volta che il presente si è raffreddato rimane così. Una volta che abbiamo ritagliato tutti i pezzi, vengono incollati, tipo questa è una mano e un guanto. Una volta formato l'oggetto, poi viene passata la Vinavil, viene passata anche la resina per farli un po' più duri e poi viene verniciato. Finito diventa così. Ho messo praticamente una piastra LED da 10 LED con uno switch dentro, un bottone che viene schiacciato col pollice, più una batteria da 12 volt. Quindi si mette la mano dentro, basta che io apro la mano e praticamente viene schiacciato lo switch. Allora, questa è la nuova armatura che mi sto costruendo, sarebbe Iron Man la versione Mark II, che è la versione del primo film. Qui c'è una batteria a lipo, qui ho messo praticamente una scheda di controllo, servomotore, e ci sono altri due servomotori qua dietro. Il pulsante glielo ho messo praticamente nel braccio, nel gomito. Io quando praticamente addrizzo il braccio, questo è un elmo motorizzato, c'è praticamente un servomotore che controlla il pezzo di sopra e azionando sempre il bottone va su e va giù. In più c'è un altro servomotore qua piccolino che quando si apre la maschera abbassa praticamente il mento, tipo proprio come quello del film. Allora, ci sono anche le luci negli occhi come nel film. Ci sono due sensori, tipo i sensori quelli degli antifurti. Si mette la batteria qui, c'è un portabatterie da 12 volt. Quando praticamente scende giù elettronicamente l'elmo, la faccia, fa contatto e si accende la luce. Adesso mi indosserò la Mark 7, che è l'armatura rossa, quella degli Avenger, del film degli Avenger, e con l'aiuto di mia moglie. Metto la tutina,
sì, Pepper, Pepper Potts. Solo che non sono bionda come Pepper. Vabbè, sono dettagli.